Siamo vicini all'aeroporto di Malpensa, per cui un percorso internazionale. Italia, Lombardia, provincia di Varese, Busto Arsizio, Mum Hotel. Siamo con Giorgio Perin, chef del ristorante all'interno di questo hotel. Un cuoco del territorio con esperienze internazionali, nato a Verbania, in Piemonte, poi dopo scuola a Stresa e dopodiché oltre 20 anni in giro per il mondo, e poi quali altre esperienze? Ma dunque, dopo aver fatto lo chef in diversi hotel della zona, ho cercato anche proprio per una mia crescita professionale di fare qualcos'altro. Per trovare questa strada ho cercato di fare più concorsi che potevo a livello internazionale, a livello mondiale, per cui sono stato in Russia, sono stato in Turchia, sono stato a Erfurt alle Olimpiadi, Lussemburgo e poi Vienna. Insomma, ho cercato di fare tutto quello che potevo per cercare di arricchirmi professionalmente. Per me questi concorsi servivano anche per cercare di vedere come si stava muovendo in quel momento il mondo gastronomico, per poi dopo trarre le mie conclusioni e creare dei piatti nuovi che potessero essere adeguati all'hotel dove io lavoravo in quel momento. Piatti interessanti che rispecchiano un po' tutto quanto, per cui non soltanto la cucina tradizionale, quella del territorio, ma anche con innovazione. Ma ne parleremo guardando anche questi piatti proprio che abbiamo qua davanti. Partiamo dal primo, salmone marinato alla birra trappista, e poi... Sì, questa è un po' una... mi è venuto in mente che dato che insomma la birra trappista a me piace in modo particolare, nel senso proprio come gusto, si può marinare il salmone in diversi modi, ho pensato di farlo con la birra trappista. Il risultato è stato buono, poi insieme ho abbinato un carpaccio di gambero marinato con olio extravergine e lime e una gelatina di Aperol con delle scorze delle zeste d'arancio messe sopra. Il tutto dà un gusto arrotondante in bocca che è molto piacevole, naturalmente, per chi piace il salmone. Secondo piatto che abbiamo qua, crema di zucca surprise. Surprise perché? Surprise perché alla fine c'è sempre una specie di... io credo che ci debba essere anche un pochino di curiosità da parte dell'ospite che si accinge a mangiare un piatto, e riuscire da parte di uno chef non dare proprio tutto per scontato è anche piacevole, perché poi ci sono magari anche dei riscontri positivi su questo verso. La crema di zucca è una crema di zucca fatta normalmente con un fondo di scalogno, brodo vegetale e zucca frullata, e poi all'interno la sorpresa sta proprio nel fatto che si troveranno delle bacche di goji, dei grigli di noce e delle castagne cotte a vapore, il tutto poi con qualche goccia di olio extravergine. Una delle particolarità qua del ristorante al Mum Hotel sono questi piatti vegetariani crudisti, sì. Come sono fatti? Ma sì, diciamo che questa è una mia scoperta degli ultimi 4-5 anni. Fino ad allora non avevo ben capito che cosa volesse dire il mondo vegetariano. Istruendomi, cercando di capire, leggendo libri e cercando stimoli per riuscire a tirar fuori qualche cosa di diverso, ho scoperto che ci sono delle cose veramente ottime sia nel mondo crudista che proprio nel mondo vegetariano. Per cui in questo caso noi abbiamo un piatto che io ho chiamato Oriente Express, perché ha una simbologia di vagoni ipotetici che ricordano appunto il treno, dove tutte le verdure e tutti gli alimenti che sono dentro sono crudi, per cui è una composizione di 3 insalate diverse abbastanza complete sotto tutti i punti di vista, anche del palato ma anche proprio nutrizionali, e è un ottimo antipasto, oppure aumentando un attimino le dosi diventa un ottimo piatto unico. Abbiamo detto 3 proposte diverse, quali sono nell'ordine? Sì, nell'ordine ci sono degli spinaci novelli che sono stati abbinati a dell'uvetta sultanina e dei pinoli, condito con un sale aromatico che io faccio a base poi di tutte le erbe del momento, per cui timo, maggiorana, rosmarino, salvia, sale naturalmente. Frullo tutto e ottengo questo sale che ha un gusto particolare, che si adatta molto alle verdure. Condito appunto con lime e olio extravergine, questa è la prima. La seconda ha dentro della carota, dello zenzero, perché lo zenzero è uno di quegli alimenti molto utili in questo genere di preparazioni, la pera e dei semi di girasole. Il terzo invece è composto da avocado, zucchina, la parte verde tritata giù come l'avocado, il peperone
e condito tutto anche questo con del limone, non del lime, e si ottengono questi tre vagoni che soddisfano un po' tutto. Risultato finale, diciamo, nell'insieme delle vostre proposte, piatti di stagione. Sì, noi cerchiamo comunque sempre di creare i piatti in un modo logico, a seconda di quello che il mercato sta offrendo in quel momento, e naturalmente che sia anche a buon mercato. Il fatto di trovare, di comprare i carciofi nel momento giusto vuole anche dire che io quel carciofo lo pagherò decisamente di meno, quantomeno pagherò il prezzo giusto per quel carciofo. La mia attenzione è quella di cercare di restare più semplice possibile, senza complicare troppo il piatto, e di usare le materie prime che io trovo in quel momento sul mercato.